E andiamo ora a parlare degli ultimi sviluppi del caso Telecom e del disegno di legge sulle province con l'assessore all'economia di Regione Lombardia, Massimo Garavaglia. Assessore Garavaglia, tiene ancora banco la questione Telecom. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà un provvedimento sulla Golden Share per, come si dice, blindare Telecom. Cosa ne pensa? Beh, a Milano si dice che qua la vacca le indiverse è tardi. Qui purtroppo si è aspettato un po' troppo ad intervenire sui settori strategici. Quando noi come Lega nella scorsa legislatura avevamo posto il problema, al solito i puristi del mercato si erano stracciati le vesti. Adesso è un po' tardi e non, sinceramente è difficile capire come si possa rimediare una situazione. Certo è che i vertici di questa società, che non si sono accorti prima che ci fosse questa possibilità e non hanno fatto nulla per segnalarlo, qualche piccola grande responsabilità ce l'hanno. Sta riferendo al presidente Bernabea, che in audizione ha detto che ha preso la notizia dalla stampa? Certo, se il presidente se ne accorge perché legge i giornali, probabilmente non aveva ben chiaro la situazione. Dell'OPA c'è la possibilità che si possa fare oppure no? Anche qui si cercano di cambiare un po', si vorrebbero cambiare un po' le regole. Ma le regole del mercato non si possono cambiare in corsa, quindi la situazione è oggettivamente complicata. Ma qual è la posizione sua, appunto, e dei suoi colleghi delle altre regioni riguardo al disegno di legge sulle province? Ma ieri c'è stata la novità interessante che ha visto tutte le regioni, ma proprio tutte, dare un parere negativo al decreto del Rio, al decreto del governo sul riordino degli enti locali, province, città metropolitane e quant'altro. Poi ci sono delle sfumature. E noi, oltre al documento comune che smonta di fatto completamente la proposta del governo, abbiamo dei dubbi ulteriori relativi al primo livello. Tradotto, può un consesso non eletto imporre delle tasse, gestire un bilancio? Questo secondo noi no. I parlamenti nascono per gestire il bilancio e non riteniamo possibile che ci possa essere un ente che possa imporre tasse o comunque prendere delle scelte sul patrimonio senza che nessuno l'abbia eletto. Banalizziamo il concetto. In provincia di Milano sappiamo che il comune di Milano ha dei problemi finanziari anche molto seri. Se si fa la città metropolitana così come ha previsto il governo, il sindaco Pisapia, per risolvere i suoi problemi, può imporre tasse a tutti i 130 comuni dell'attuale provincia. È evidente che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Giudizio un po' in chiaro scuro il vostro, attendete magari eventualmente di chiarire questo aspetto? Allora, il giudizio è per ora negativo, salvo che si facciano dei correttivi ma molto pesanti. Si aprirà a tempi strettissimi un tavolo proprio con il Ministero per vedere se c'è questa possibilità.